Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, ma non è vero, non credono più in niente. Per questo siamo costretti a contrapporci a loro. Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possono votare facendo il proprio disinteresse. Abbiamo anche la contestazione, evviva! Non avete dignità, non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti. È passato uno in auto che mi ha riconosciuto e mi ha fatto così. Dice: allora cosa ti lamenti? Vuole dire che sei il numero uno? Credo sinceramente di essere stato e di essere di gran lunga il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Ho la profonda convinzione che sarei il miglior presidente possibile. Non ho dubbi che della ce Repubblica l'abbia. Ma naturalmente non se ne parla neppure. Sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati che sono una metastasi della nostra democrazia. Ma il conflitto di interessi si intende quando uno è lì e fa l'interesse suo contro l'interesse di tutti. Se io facendo l'interesse di tutti faccio anche il mio, perché sono uno dei tutti, e questo non è conflitto di interessi. Il presidente del Consiglio Berlusconi, imputato in un processo per corruzione di giudici, in una intervista alla rivista inglese Spectator, ha dichiarato: i giudici sono matti, anzi doppiamente matti. Per prima cosa perché lo sono politicamente e secondo perché sono matti comunque. Per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato, devi avere delle turbe psichiche. Se fanno quel lavoro è perché sono antropologicamente diversi dalla razza umana. Anche la sinistra voleva venire al Bunga Bunga. In coro hanno tutti citato il Bunga Bunga, che poi sa cosa vuol dire. Andiamo a divertirci, andiamo a ballare, andiamo a bere qualcosa. Meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Silvio Berlusconi a Berlino, dopo un incontro con il leader russo Putin, ha parlato di una superiorità della civiltà occidentale rispetto a quella islamica. Aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. This English is very good. Va ma tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato. Tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. Voi non ci crederete, ma sono andati a prendere in spiaggia il sole in due perché è abbronzata anche la moglie. The goal of the current effort to resume peace negotiation between Israel and the Palestinians. Io vado con Gheddafi e con i suoi architetti a vedere i centri di accoglienza. Vedo i bagni, mi ricordo ancora il numero, 32 per ciascuno. Guardo dentro i bagni, non c'è il bidet. Allora dico: ma non c'è il bidet, bisogna metterlo. Gheddafi mi guarda e fa: cos'è il bidet? Allora dico: non preoccupatevi, datemi questo spazio come il vaso, uguale. Bidet ce li metto io. Perché avrò l'orgoglio di aver insegnato a questi scopatori di africani che esistono anche i preliminari. La signora Carfagni in prima fila si è scandalizzata, quindi ho colto nel segno. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. L'Italia, quindi, dovreste venire come turisti in Italia, ma qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia.
Come giudica le parole del capo del governo? Mi pare un po' imprudenti nell'insieme. Mussolini diceva che è inutile governare l'Italia. Poi un giorno ha detto è impossibile governare l'Italia. E io lo ripeto, evidentemente là era una democrazia, chiamiamola minore. Minore. No, è minore. Che mi sono letto tutti i grandi dittatori, Hitler naturalmente, ci ha messo anche Mussolini, che proprio un dittatore non era forse, no? Di me hanno detto di tutto i signori della sinistra, che sono l'orco di Arcore, che sono come Hitler, che sono come Mussolini, che sono come quel dittatore argentino che faceva fuori i suoi oppositori portandoli in aereo con un pallone, poi aprivano lo sportello, e il pallone dice c'è una bella giornata fuori, andate fuori un po' a giocare. Che fa ridere, ma è drammatico. Sta buttando via, sta buttando via una trasmissione. Però le rispondo io adesso. Sta buttando via. Bravo, bravo, bravo. Ha preso parecchi voti così, no? Le vince di sicuro le elezioni. Non sapete nemmeno scherzare. No, ma che è? Uno scherzo questo?